Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Secondo la scienza, gli ultimi dinosauri si estinsero circa 65 milioni di anni fa alla fine del periodo Cretaceo. Tuttavia, ci sono scienziati che stanno cercando di riportarli indietro usando il DNA di antichi resti di dinosauri. Ma ci sono anche persone che credono che certe specie di dinosauri esistano ancora in luoghi remoti della Terra. Oggi ti mostreremo 20 dinosauri che sono stati filmati dalle telecamere nella vita reale. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. Se hai mai visto un film di Jurassic Park, sai quanto può essere potente il T-Rex. Tuttavia, questa persona afferma di aver visto un piccolo T-Rex correre in un cortile pieno di detriti. Il T-Rex, noto anche come Tyrannosaurus Rex, è una delle specie di dinosauri più conosciute che siano mai esistite. Questo grande dinosauro vagava per la Terra circa 66 milioni di anni fa, durante il tardo Cretaceo. Erano i migliori predatori, costruiti per forza e velocità, con enormi zampe posteriori e un enorme cranio pieno di denti affilati e potenti. Nonostante il loro status di temibili cacciatori, il T-Rex aveva anche delle braccia leggere, che probabilmente venivano usate per l'equilibrio piuttosto che per la caccia. La causa esatta dell'estinzione del T-Rex è ancora oggetto di dibattito tra gli scienziati. Un fatto interessante è che i fossili di T-Rex sono stati trovati in tutto il Nord America, rendendolo uno dei pochi dinosauri noti per aver vissuto in una vasta area geografica. Allora com'è possibile che qualcuno sia riuscito a catturare un T-Rex con la telecamera mentre correva in un cortile? Questo significa che alcune specie di dinosauri vagano ancora per la Terra? Numero 19. Immagina quanto sarebbe terrificante vedere un dinosauro nella vita reale mentre si nasconde dietro una roccia. Secondo il video, ciò è avvenuto su un'isola remota dell'Oceano Atlantico. L'uomo sembra chiaramente angosciato e filma l'evento con il suo telefono finché il dinosauro non torna nella foresta. I dinosauri sono stati le creature dominanti sulla Terra per milioni di anni, quindi incontrarne uno in natura sarebbe davvero un'esperienza pericolosa. Il modo migliore per sopravvivere a un attacco di dinosauro è evitarlo del tutto. Gli scienziati affermano che gli umani non hanno mai incontrato i dinosauri perché ci siamo evoluti molto tempo dopo che si sono estinti. Tuttavia, se dovessimo incontrare un dinosauro oggi, la nostra sopravvivenza dipenderebbe dalla nostra capacità di fuggire. Non è del tutto chiaro se rimanere fermi ti salverebbe da un dinosauro, ma nel caso di questo video sembra funzionare. Normalmente, un dinosauro potrebbe rivelare un essere umano in base al movimento o all'olfatto, essenzialmente se sta cercando una preda. In generale, rimanere fermi e nascondersi potrebbe non essere sufficiente per prevenire un attacco di dinosauro. Numero 18. Una recente foto scattata in un villaggio dello Stirlingshire, in Scozia, ha acceso il dibattito tra la gente del posto internet sul fatto che si tratti di un dinosauro. La foto, scattata da Jimmy Wright, mostra inizialmente una creatura dalla forma strana ma dall'aspetto familiare. La foto è stata scattata mentre portava a spasso il cane di suo figlio a Crow Hill, una località remota della zona. Sebbene molti abbiano paragonato la misteriosa creatura a una tartaruga o un ermellino, Jimmy sentiva che somigliava a un vero dinosauro. Tuttavia, la regione non ha una storia di scoperte di fossili di dinosauri, ma l'avvistamento ha suscitato l'interesse di paleontologi dilettanti che pensano che possa trattarsi di una specie di dinosauro da scoprire. Questa sarebbe la prima volta che viene osservato un dinosauro nel villaggio dello Stirlingshire. Tuttavia, nel Regno Unito sono stati trovati diversi fossili di dinosauro, inclusi sauropodi come il Cetiosaurus e l'Ypsilopodon. Inoltre, si dice che il luogo di nascita degli ittiosauri sia proprio il Regno Unito, con abbondanti resti fossili che sono stati scavati lì nel corso degli anni. È troppo inverosimile pensare che questo possa essere un dinosauro ibrido sopravvissuto in qualche modo? Numero 17. Queste sono le riprese video recenti di una misteriosa creatura che corre in un cortile in Florida. La creatura è stata catturata da una telecamera di sicurezza e ha creato molta speculazione tra il pubblico. La teoria del proprietario della casa è che si tratti di un cucciolo di dinosauro.
Sebbene l'idea di un dinosauro che corre libero in cortile moderno possa sembrare inverosimile, nel corso degli anni sono stati trovati molti fossili di dinosauro nella zona. Alcune delle scoperte più importanti includono i resti dell'Ankylosaurus, il Dryptosaurus e l'Ornithominus. Il recente avvistamento in Florida alimenta solamente l'idea che i dinosauri possano essere ancora vivi oggi. Questa non sarebbe la prima volta che una creatura bizzarra o inspiegabile viene catturata da una telecamera. Sebbene la Florida sia più conosciuta per i suoi alligatori e altri rettili moderni, i fossili di Dryptosaurus sono stati trovati lì qualche tempo fa. Guardando indietro al filmato del dinosauro nel cortile sul retro, questo potrebbe essere proprio un Dryptosaurus. Questo dinosauro era noto per i suoi denti aguzzi, le gambe potenti e il becco simile a un uccello. Numero 16. Il prossimo filmato arriva da Vancouver, Canada, nell'anno 2001, in cui possiamo vedere volare gli pteranodonti. Si dice anche che questa non sia la prima volta che qualcuno osserva delle creature simili nella zona. Secondo la storia, un gruppo di pteranodonti fuggì da Isla Sorna e iniziò a nidificare in questo luogo. Gli pteranodonti sono creature affascinanti, con un insieme unico di caratteristiche che li distinguono dagli altri dinosauri. Erano grandi rettili simili a uccelli, noti per la loro impressionante apertura alare, che in alcuni casi poteva raggiungere anche i 10 metri. Le ali dello pteranodonte erano particolarmente notevoli, con un osso lungo e appuntito che si estendeva fino alla punta dell'ala. Quest'osso, noto come pteroide, aiutava a sostenere l'ala e la dava maggiore manovrabilità durante il volo. Secondo gli scienziati, lo pteranodonte si estinse circa 66 milioni di anni fa. Per quanto riguarda i modelli di migrazione, gli scienziati stanno ancora imparando perché queste creature sono migrate in diverse regioni. C'è l'idea della memoria genetica che può spiegare come alla fine siano finiti a Vancouver. Credi a ciò? Numero 15. La maggior parte delle persone sarebbe entusiasta di vedere un gruppo di dinosauri nella vita reale, ma se non c'è niente tra te e loro è meglio che inizi a correre. Sebbene gli scienziati affermino che i dinosauri si siano estinti da tempo, le loro storie continuano a vivere innumerevoli miti e leggende. In questo video vediamo una serie di dinosauri che corrono attraverso un paesaggio, da qualche parte in un luogo remoto e anonimo. Secondo diverse persone, potrebbero essere i Procompsognathus. I Procompsognathus erano piccoli dinosauri bipedi, vissuti durante il tardo Triassico, circa 225 milioni di anni fa. Avevano all'incirca le dimensioni di un tacchino, circa un metro di lunghezza e pesavano tra gli 1 e i 2 kg. I Procompsognathus vivevano probabilmente in ambienti aridi come deserti o zone semiaride e i loro fossili sono stati ritrovati in Germania e Francia. Quindi, questi dinosauri potrebbero essere stati filmati in Germania o in Francia e questa è la prova che esistono ancora? Chissà. Quello che si sa è che avevano lunghe zampe posteriori e una coda rigida, che probabilmente li rendeva abili e agili corridori. Avevano denti aguzzi e cacciavano piccole prede come insetti, lucertole e piccoli mammiferi. Alcuni scienziati credono anche che fossero spazzini, nutrendosi dei resti di animali più grandi. Sfortunatamente, a causa della scarsità di prove fossili, non si sa molto altro su questi animali. Ma se dobbiamo credere a questo video, potrebbero ancora vagare da qualche parte sulla Terra. Numero 14. Immagina di guidare la tua macchina e di vedere improvvisamente un grosso animale che attraversa la strada. Ma non è né una mucca, né un alce, e nemmeno un cervo, è un dinosauro. Il Triceratopo è un'iconica specie di dinosauro vissuta durante il tardo Cretaceo, circa 68-66 milioni di anni fa. Erano erbivori e avevano un sorprendente collare osseo dietro la testa, oltre a tre corna sul viso. I più grandi esemplari di Triceratopo potevano crescere fino a 9 metri di lunghezza e pesare ben 5.400 kg. Fossili di Triceratopo sono stati trovati in Nord America, in aree come il Montana, Sud Dakota e anche il Wyoming. Probabilmente vivevano in aree boschive e si nutrivano di piante e arbusti a crescita bassa. Le loro corna e il collare distintivi erano probabilmente usati per combattere con rivali o predatori. Quindi se stai guidando e improvvisamente vedi questo passaggio di animali, probabilmente sarai spaventato a morte.
Secondo vari scienziati, il triceratopo è estinto e questo video deve essere falso. Ma altre persone continuano a credere che i dinosauri vaghino ancora da qualche parte sulla Terra. Numero 13. Date le dimensioni e la portata del nostro pianeta, un pterosauro volante potrebbe aver avuto le migliori possibilità di sopravvivere. Diverse persone hanno affermato di aver catturato più pterosauri con la macchina fotografica negli ultimi anni. Secondo quanto riferito, il seguente filmato è stato ripreso dai militari nel 1973, vicino a Yantai, in Cina. Come forse saprai, gli pterosauri erano un gruppo estinto di rettili che visse durante l'era mesozoica, insieme ai dinosauri. Sono stati i primi animali ad avere la capacità di volare e avevano un'apertura alare che andava da pochi centimetri fino a 10 metri. I loro corpi erano ricoperte da strutture simili a peli, chiamate picnofibre, e alcune specie avevano il muso allungato pieno di denti. Sfortunatamente, il filmato non è molto chiaro, ma alcune persone credono che potrebbe davvero essere un pterosauro. I fossili sono stati trovati in tutto il mondo, tra cui l'Europa, il Sud America, l'Africa e la Cina. Probabilmente vivevano in vari ambienti, dalle zone costiere alle foreste interne, e si nutrivano di pesci, insetti e altri piccoli animali. Alcune specie potrebbero essere state adattate per planare, mentre altre potevano volare per lunghi periodi. È possibile che queste creature siano sopravvissute all'estinzione di massa e che stiamo vedendo un pterosauro solitario volare in giro? Tu cosa ne pensi? Numero 12. Se dobbiamo credere al seguente video, qualcuno ha catturato un dinosauro con una telecamera in bianco e nero molto tempo fa. Secondo diverse persone si trattava di un sauropode, un dinosauro erbivoro che apparteneva a un gruppo di dinosauri. Secondo gli scienziati, questa specie si è estinta tra i 201 e 66 milioni di anni fa. Ma come possiamo vedere nel video, un gruppo di persone sta ammirando l'animale da lontano. Questo potrebbe significare che questo dinosauro è sopravvissuto in una località remota all'insaputa degli scienziati? Chissà. Questi dinosauri sono noti per i loro lunghi colli, che in alcune specie possono raggiungere i 15 metri. Avevano anche teste piccole, code lunghe e corpi robusti e muscolosi. I sauropodi vivevano in vari luoghi del mondo, tra cui il Nord e il Sud America, Europa, Africa, Asia e Australia. Probabilmente vivevano in branchi, quindi il fatto che vediamo un dinosauro solitario che cammina in questo video è dubbio. I loro lunghi colli erano usati per pascolare su una vegetazione, altrimenti irraggiungibile, e i loro corpi potenti erano adattati per sostenere il loro enorme peso. Un fatto interessante è che i sauropodi avevano probabilmente la capacità di inghiottire rocce o pietre per aiutare la digestione di materiale vegetale resistente. Nonostante le loro enormi dimensioni, i sauropodi potrebbero essere stati in grado di muoversi molto più velocemente di quanto si pensasse. Studi recenti suggeriscono che alcune specie erano in grado di correre a velocità fino a 32 km orari. Numero 11. Uno dei fossili più famosi di un Compsognathus fu scoperto in Germania alla fine del XIX secolo e all'epoca era uno dei più piccoli dinosauri non aviari conosciuti. Tuttavia, se dobbiamo credere a questo prossimo video, qualcuno ha catturato questo animale e l'ha messo in gabbia. Nei film di Jurassic Park erano raffigurati come capaci di abbattere un essere umano, ma in realtà la loro preda era probabilmente molto più piccola. Il Compsognathus è una famiglia di piccoli dinosauri carnivori vissuti durante il Giurassico e il Cretaceo, con fossili trovati principalmente in Europa. Erano bipedi, nel senso che camminavano su due gambe e generalmente avevano corpi snelli e lunghe code. Quello che ho appena descritto suona molto simile al dinosauro che vediamo nel video. Potrebbe essere che questi piccoli dinosauri non si siano estinti 66 milioni di anni fa, ma siano sopravvissuti all'estinzione di massa. Chi lo sa? Nonostante le loro dimensioni relativamente piccole, questi animali erano veloci e agili, permettendo loro di catturare le prede e sfuggire ai predatori più grandi. Sfortunatamente, questo dinosauro non era abbastanza veloce per evitare di essere preso da un essere umano, altrimenti probabilmente non sarebbe stato catturato. Numero 10. Il mostro di Loch Ness, meglio conosciuto come Nessie, è stato per decenni fonte di fascino e speculazione.
Mentre molte persone credono che Nessie sia semplicemente un mito o una leggenda, altri hanno avanzato teorie che suggeriscono che la creatura potrebbe essere un membro sopravvissuto di una specie di dinosauro preistorico. Nel 97 sono emerse prove di altri mostri a Loch Lomond, in Scozia, e Lyn Halled in Galles. Il filmato è stato ripreso da un uomo di nome Nick Taylor. La cosa strana di questa storia è che le prove sono scomparse da internet, sollevando dubbi sulla sua validità. Del filmato vediamo prove convincenti di una creatura simile a un plesiosauro nelle acque britanniche. Mentre alcuni sostengono che fosse un coccodrillo, è strano che il filmato sia stato rimosso da internet, non credi? Numero 9. La città di Jacksonville è nota per diverse cose, tra cui essere la città più grande d'America in termini di superficie terrestre. È anche sede di varie attrazioni culturali, come il Cammer Museum of Art and Garnets e il Museum of Contemporary Art Jacksonville. Tuttavia, tutto ciò potrebbe essere notevolmente distrutto se un dinosauro di proporzioni epiche dovesse provocare il caos in città. Ma quanto è probabile? Se dobbiamo credere al seguente filmato, qualcuno è stato in grado di catturare un dinosauro con la telecamera mentre guardava oltre un cancello chiuso. Se un dinosauro dovesse vagare per una città oggi, la quantità di distruzione che causerebbe sarebbe probabilmente catastrofica. Inoltre, la maggior parte delle persone lo riprendeva immediatamente e lo pubblicava sui social media. Quindi, la probabilità che questo video sia reale rimane piuttosto bassa. Ma questo video è del 2011, quindi chissà, forse all'epoca il governo nascondeva i dinosauri all'umanità. Numero 8. Se doveste chiedere agli scienziati se ci sono ancora cuccioli di dinosauro che vagano per la Terra, direbbero che è altamente improbabile. Ma ci sono diversi video che circolano su internet, tra cui uno in cui si vedono cuccioli di dinosauro che corrono sulla spiaggia. In un altro video vediamo più cuccioli di dinosauro che corrono in giro. E in quest'ultimo video sembra che alcuni di loro siano addirittura attraversando una strada. Tuttavia, alcune persone affermano che in questi video non vediamo dei veri cuccioli di dinosauro, ma piuttosto un gruppo di coati. I coati sono piccoli mammiferi imparentati con i procioni e vivono principalmente nell'America centrale e meridionale. Sono noti per i loro musi lunghi, le code folte e caratteristici segni simili a maschere intorno agli occhi. Di solito sono lunghi tra gli 80 e i 130 cm e possono pesare fino a 12 kg. Sebbene i coati non assomiglino ai dinosauri, ci sono molte somiglianze nel loro comportamento. Gli antenati dei coati probabilmente si sono evoluti più di 20 milioni di anni fa, quindi sembra che vivessero accanto ai dinosauri. Credi che in questo video vediamo dei cuccioli di dinosauro? O magari sono dei coati? Facci sapere nei commenti. Numero 7. A prima vista, questo filmato della telecamera di sicurezza mostra un dinosauro ringhiante in piedi sopra il corpo di un dinosauro caduto. Tuttavia, dove è stato girato questo non è del tutto chiaro. Sembra che il dinosauro sia stato la vittima del veicolo e l'altro potrebbe essere in lutto per la sua perdita. Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, è difficile dire se i dinosauri si addolorassero o esibissero dei comportamenti di lutto quando un membro della loro specie moriva. Esistono prove fossili limitate delle interazioni sociali dei dinosauri e ciò che possiamo dedurre è in gran parte speculativo. Altri animali come gli elefanti possono provare tristezza e dolore. Sono stati anche osservati scimpanzé impegnati in comportamenti di lutto, come portare e prendersi cura del corpo di un individuo deceduto. Se vediamo effettivamente un dinosauro che attraversa il mondo abitato in questo video, rimane ancora un mistero. Numero 6. Le riprese video di scarsa qualità possono sempre lasciare a desiderare, ma in questo video sembra proprio di vedere un T-Rex vicino a una foresta. Cosa sappiamo del T-Rex? Sono conosciuti come i dinosauri più potenti ed erano giganteschi dinosauri carnivori vissuti 66 milioni di anni fa. Il dinosauro in questo video potrebbe essersi perso e vagare ancora in una località remota della Terra. Chissà, sapevi che il T-Rex era una delle ultime specie di dinosauri rimaste prima che venissero spazzate via? Hanno usato le loro potenti mascelle e denti aguzzi per cacciare e uccidere le prede. Mangiavano persino altri dinosauri, come il triceratopo, l'endomosauro e altri dinosauri erbivori.
Inoltre, avevano un senso dell'olfatto molto sviluppato, con il quale potevano rivelare profumi a chilometri di distanza. Credi che il T-Rex esista ancora, come affermato in questo video, o pensi che sia estinto? Numero 5. In questo prossimo video, un uomo afferma di essere in grado di allevare i raptor. Raptor è un termine comunemente usato per riferirsi alla famiglia di dinosauri conosciuta come Dromaeosauridae. I dromaeosauri erano un gruppo di dinosauri teropodi vissuti durante il periodo Cretaceo, da circa 100 a 66 milioni di anni fa. Erano predatori piccoli, agili e bipedi, noti per i loro artigli affilati e ricurvi sulle zampe posteriori. Secondo l'uomo, queste creature vivono nella sua casa e convivono con il suo gatto. Il video mostra un gatto curioso che si avvicina a uno di loro, facendo sussultare entrambi e scappando. Erano un gruppo di dinosauri predatori che abitavano vari ambienti, dalle fitte foreste alle pianure aperte. Quindi, vederli nel soggiorno di qualcuno è abbastanza strano. Ma chissà, forse quest'uomo sta dicendo la verità e sta effettivamente allevando dei piccoli dinosauri in casa sua. Numero 4. Questo dinosauro sembra essere uscito direttamente da un film di Godzilla o Jurassic Park. Si dice che sia successo da qualche parte in Giappone. Un enorme dinosauro è salito sul palco e ha spaventato tutti. Questo particolare dinosauro era un allosauro ed è noto per il suo caratteristico cranio con denti grandi e affilati e creste sopra gli occhi. I fossili di allosauro sono stati trovati in varie parti del mondo, tra cui il Nord America, Europa e Africa. Erano i migliori predatori e probabilmente cacciavano altri grandi dinosauri, come gli stegosauri e gli sauropodi. Probabilmente cacciavano i branchi, simili ai lupi moderni, per abbattere delle prede più grandi. Il dinosauro in questo video è entrato nella stanza con l'aiuto dei suoi addestratori. Probabilmente non era un vero dinosauro, ma immagina se in futuro ci fosse un parco a tema sui dinosauri, dove potresti vedere dei veri dinosauri. Avresti il coraggio di visitare quel parco a tema? Facci sapere nei commenti. Numero 3. Su una scala da 1 a 10, quanto ti spaventeresti se trovassi un dinosauro addormentato accanto alla tua piscina? Sarebbe avvenuto da qualche parte nel Regno Unito. Sebbene il dinosauro sembri dormire dei sonni tranquilli, molte persone sono raccolte intorno, incapaci di credere ai propri occhi. Questo particolare dinosauro è un Baryonyx ed è noto per essere uno dei predatori più abili della storia. Visse durante il primo periodo del Cretaceo, da circa 130 a 125 milioni di anni fa. Anche se siamo molto scettici, deve essere piuttosto spaventoso vedere un dinosauro sdraiato accanto a una piscina qualsiasi. La cosa incredibile è che le persone non hanno tanta paura quando vogliono filmarlo con la macchina fotografica. Un fatto interessante è che il Baryonyx aveva uno stile di vita semiacquatico, quindi questo potrebbe spiegare perché lo vediamo accanto ad una piscina. Numero 2. In questo prossimo video del 2007 vediamo un raptor che corre ad alta velocità attraverso una foresta. Sebbene ci sia un dibattito sulla loro velocità di corsa, molte specie erano probabilmente abbastanza veloci. Ad esempio, si stima che il Velociraptor correva a velocità di circa 65 km orari. Gli habitat esatti variavano a seconda della specie, ma erano molto diffusi, dalle fitte foreste alle pianure aperte. Quindi non è troppo inverosibile credere che questo video possa essere reale, dato che il raptor corre nella foresta. Ma alcune persone dicono che il video è stato creato con l'animazione digitale. I fossili che sono stati trovati suggeriscono che pesassero dai 15 ai 30 kg ed erano lunghi 1,8 metri. I Velociraptor erano caratterizzati dai loro denti aguzzi, zampe prensili e dagli enormi artigli alle dita dei piedi e vivevano principalmente in Asia, che ora è la Mongolia e la Cina. Un altro fatto interessante è che avevano un cervello grande rispetto alle loro dimensioni corporee, suggerendo che fossero molto intelligenti. Numero 1. Nel 2015 molte persone erano terrorizzate quando hanno visto un T-Rex essere trasportato da un camion. Tutti hanno tirato fuori i loro telefoni cellulari per filmarlo perché non riuscivano a crederci. Il dinosauro era coperto da un lenzuolo insanguinato mentre attraversava Londra.
Nel 2015 il National Geographic ha trasmesso un programma chiamato T-Rex Autopsy, in cui avevano creato un modello a grandezza naturale di un Tyrannosaurus Rex come parte di un'acrobazia promozionale. Il dinosauro, creato da un team di esperti, è stato progettato per simulare un vero T-Rex e presentava dettagli come organi artificiali, pelle e muscoli. Il programma stesso mirava a fornire agli spettatori una migliore comprensione dell'anatomia e del comportamento del T-Rex. Immagina se tu fossi una di quelle persone che credevano davvero di trasportare un vero T-Rex. Probabilmente saresti stato spaventato a morte. Pensi che i dinosauri esistano ancora? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.